sia che sta Pugundrio, genie cocche cose roce, cama biglie me la bacia. Spuzzuliana, 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 spuzzuliana. E buona cosa tiranata, non ne amare ne n'anzertate, fatta contata curiosa, dimmi che sape che sta cerasa. Spuzzuliana, 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 spuzzuliana. Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Spuzzuliana. Oggi parliamo di gioia, un tema a me davvero caro, un'emozione, anzi un sentimento, oserei dire, sempre in compagnia del nostro carissimo dottore Grosso. Ciao, carissimo, Stefania. Buongiorno, ben arrivato. E come diciamo sempre, chi lo dice che le storie vanno raccontate di sera? È buona abitudine riuscire ad avere il tempo di raccontarsele di mattina. E anche oggi ho scelto una storia dalla vita secondo l'Aurora. Le parole semplici, il cuore, la testa e la lingua decisero un bel giorno di non pronunciare mai più parole semplici, troppo immaginose o facili da capire. Il cuore dichiarò: queste parole semplici e tenere mi rovinano, mi fanno sembrare melenso e superficiale. D'ora in poi sarò un cuore resistente e duro. Il cervello disse: i pensieri complessi, le grandi teorie, le profonde speculazioni, questo conta. Le parole semplici fanno solo perdere tempo. La lingua annunciò: mi voglio specializzare in complicati termini tecnici, parole straniere, dissertazioni complesse. Con le parole semplici nessuno mi prende sul serio. Così il cuore cominciò a trasmettere alla lingua solo parole fredde e contorte. Il cervello si mise a produrre esclusivamente pensieri speculativi, teorici e astratti. E la lingua discorsi impegnativi e arzigogolati. Nessuna parola semplice e dolce uscì più dalle labbra. Per colpa di questo assurdo complotto, il mondo divenne più annoiato, distratto, freddo e disattento. Ma c'era ancora qualcuno che ricordava le tenere parole semplici. Alcuni uomini ritrovarono le antiche storie dimenticate e le raccontarono con le loro parole piene di sentimento, di mistero, di luci e di miracoli. Talvolta furono derisi e disprezzati, ma una gioia lieve cominciò a vibrare da bocca a bocca, da testa a testa, da cuore a cuore, fino a tornare e a formare cerchi di inaspettata e leggera gioia, e il mondo tornò ad essere molto piacevole. Spuzzuliana, 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 spuzzuliana. Bene Andrea, è un po' lunga questa storia, ma meritava di essere letta, perché ha dentro la sintesi di tante cose che noi diciamo. E sicuramente lo scrittore l'ha detto molto molto meglio di me. Sì, un elogio alla semplicità. Oggi il tema, anche per quanto riguarda la colazione, è la gioia, no? Una delle emozioni fondamentali è tra le più importanti, la possiamo definire in mille e mille modi. La cosa bella è che a proposito di questa emozione, si è proprio visto che il corpo produce quelle sostanze fondamentali per un giusto equilibrio. Se volessimo un po' entrare nel merito della medicina più recente, oggi si parla di psico, neuro, endocrino, immunologia. Quindi l'attesa di un bel evento, di un incontro, dell'empatia, anche stavolta ci aiuta a rimetterci in equilibrio, a stare bene. Mi viene in mente il significato della poesia Il sabato del villaggio, che molti bambini già alle elementari forse saranno studiando. Ecco, è gioia soprattutto l'attesa del momento che ci darà soddisfazione, di un bel incontro. Addirittura in quei momenti il corpo esprime il massimo della potenzialità di questi neuroormoni, diciamolo pure, dopamina, serotonina, eccetera, eccetera. Per cui anche questo invito che tu stai propagandando di riprendere una sana abitudine con una sana alimentazione proprio al mattino
è un'espressione soprattutto quindi di gioia, soprattutto se si vive tutto questo in armonia, e quindi iniziamo la giornata anche stavolta producendo qualche cosa che ci accompagnerà durante la giornata in modo estremamente positivo. Nel nostro libro Lascia che il mare mi abbracci abbiamo dato vita proprio ad una rosa dei venti, paragonandole poi a tutte le emozioni. Gioia sicuramente, quale tipo di vento potrebbe rappresentare? Non sveliamo tutti i segreti del nostro libro, è soltanto piccola cosa. Certo. Chissà perché, questo è molto soggettivo, quello potrebbe essere proprio un gioco, è invitare ognuno a dire che cosa colleghi con quale vento. Ad esempio a me viene in mente lo scirocco, il vento che viene dal sud, che è soffocante, portatore di sabbia, però nello stesso tempo, nel mio caso, dà un senso di euforia, è come se ti facesse sentire che siamo vicini all'Africa, un paese ancora, diciamo, almeno nella nostra fantasia, legato a qualcosa di selvaggio, qualcosa di antico, non ancora oppresso completamente dalla modernità, se non dalle speculazioni che poi sta subendo. Spuzzulianna, 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 spuzzulianna. In ogni nostra puntata, visto in questa meravigliosa location dove siamo qui a Rua, padrona di casa è la nostra bellissima Alessia, che stamattina ci porterà questa colazione, a proposito di gioia e di semplicità, perché è una colazione semplice, Andrea, perché abbiamo detto che la gioia probabilmente ha bisogno di semplicità, ha bisogno di un cuore, ma anche colorata, fa anche bene agli occhi. Alessia, grazie, grazie del tuo meraviglioso sorriso. E la parolina che andrai a scrivere per noi oggi è gioia. Grazie. Spuzzulianna, 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 spuzzulianna. Andrea, infatti, ma questa me la magno tutta, come si dice in napoletano? Sì, sì, sì. Qua c'è da mangiare. Caspita, e qua abbiamo veramente un carico di... si chiamano bioflavonoidi. Qui abbiamo fragoline, more, ribes, neri e rossi. Qui sono i rossi, il mirtillo. E qua abbiamo cioccolato fondente e spremuta. Pensa che stiamo facendo una colazione a base di alimenti ufficialmente ritenuti addirittura antiossidanti, ma soprattutto preventivi del cancro. Cioccolato fondente, bastano 30-40 grammi al giorno dall'80-85%, cioè il cioccolato fondente all'80-85% addirittura ha un effetto dimagrante, quindi si può mangiare tranquillamente. È un bel po', 30-40 grammi, è ricco di fenoli, sostanze che servono a proteggere le nostre arterie, le nostre vene, insieme poi all'arancio, all'aranciata, insomma tutto quello che sappiamo, la vitamina C, mi raccomando che siano arance raccolte già mature, e tutti questi colori, quando andiamo sul rosso, sul blu, eccetera, abbiamo una potenza di protezione addirittura antivirale. Quindi è una colazione che ci protegge enormemente anche dai virus, anche da quelli più cattivi recenti. E quindi dobbiamo assolutamente togliere l'abitudine di vedere il momento della colazione e del pranzo, come dico sempre, la tovaglia a metà per fare presto presto, diventa un momento fondamentale per crescere tutti insieme. La tavola è il luogo, come diciamo sempre, privilegiato per la crescita. E allora Andrea, visto che è il luogo privilegiato dove crescere, cresciamo insieme, cominciamo proprio da qui. Dolcissima questa bellissima spremuta. Poi una bellezza per gli occhi, vedete questi colori che stanno esprimendo proprio il desiderio di aiutarci. Rivolgiamoci di più a questo tipo di alimentazioni. Guardi, io odio ad esempio la classica colazione americana, il bacon, non so neanche come si pronuncia. Sì. Cioè, immagini mangiare il prosciutto cotto prima mattina, arrostito al mattino. Questo è mediterraneo al massimo. E poiché noi siamo mediterranei al massimo, siamo campani, poiché noi dobbiamo spuzzolare questa colazione, è arrivato il momento di salutarci. A me viene da dire che quando poi sceglie sempre buona, e ci fa crescere pure buono. Tu che pensi? Assolutamente. E allora con la gioia... Sei un esempio.
sono un esempio, perché io dico sempre un organo mi funziona è il cuore, poi non so a voi, perché alcuni non funziona proprio niente, a me però quello là mi funziona, almeno emotivamente mi funziona ancora. Poiché Andrea è stato rapito dai colori e dal sapore della colazione, vi saluto da sola, quindi spuzzulian, come diciamo sempre, chiun sim, chiun bella parim, ma proprio oggi che parliamo di gioia è propedeutica la capacità di imparare a stare insieme, perché voi vedete solo me in questo momento, ma qui c'è una squadra, oltre alla presenza di questa natura bellissima qui a Ruai, di tutte le persone che sono dietro e che noi ringraziamo sempre con gioioso amore. Vi aspettiamo alla prossima puntata, buonissima giornata, buona spremuta a tutti. Ciao, ciao, bimbi piccoli e bimbi grandi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ragazzi, è stata una bella giornata, vi siete divertiti? Siamo divertiti e poi pensiamo a Cortina proprio. Ma sai perché? Perché giocare è davvero importante, perché noi dovremo essere dei grandi giocatori come i bambini, che vivono il gioco come qualcosa di serissimo e importantissimo. E poiché il gioco è alla base della costruzione della vita e della personalità di ciascuno, diamo la parola alla nostra dottoressa Vittoria Selvaggio, psicologa e direttrice del centro Baobab di Acerra. Lei di bambini ne capisce. Spuzzulianna, 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 spuzzulianna. E per l'emozione gioia non potevamo che pensare a un gioco che io definisco dolce, no? Infatti si chiama dolce dondolare. Per questo gioco mamma e papà devono posizionarsi a terra a carponi, mettendosi con la schiena l'uno accanto all'altro e formando un piano, per fare in modo che poi il proprio bimbo si posizioni o di pancia o di schiena sopra, completamente steso, e poi loro iniziano ad ondeggiare oppure a camminare dolcemente simulando l'ondeggiare del mare. Io vi consiglio anche di accompagnare questo gioco con una musica che potete scegliere andando sul sito della My Emotion Life. Lì c'è una sezione dedicata proprio alle musiche e troverete diverse musiche pensate e create proprio per le diverse emozioni. Quindi le ascoltate e troverete quella che più vi risuona e quindi la metterete come fondo per questo gioco. Questo gioco non ha un obiettivo, non ha una finalità, ma comunque dà la possibilità al bambino di poter prendere consapevolezza e coscienza di quello che è il proprio io corporeo, essendoci questo contatto corpo a corpo tra il bambino e il corpo dei genitori. Dà la possibilità di rilassarsi, di vivere quindi un momento di intimità e di fusione che va a rafforzare proprio il legame affettivo con i propri genitori. Buon divertimento! E sia che sta pugundrio, genie cocche cose roce, cama biglie me la bacia. Spuzzulianna, 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 spuzzulianna. E buona cosa tiranata, non ne amarenne, non sertate, fatte con curiosa, dimmi che sape che sta cerasa. Spuzzulianna, 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 spuzzulianna.